Questi fusi di pollo con crema di verdure devi provarli per forza. Inizia privando la carne della pelle, poi brucia i peletti rimasti alla base. Pratica delle incisioni in verticale sulla carne, serviranno per farla cuocere e insaporire meglio. Passiamo alla marinata, aggiungi sale, erbe aromatiche, pepe nero, un filo d'olio e mischia per bene. Fai riposare per 2 ore in frigo e intanto prepara le verdure. Io questa volta ho utilizzato carote e zucchine, ma puoi scegliere gli ortaggi che preferisci. Tagliali a cubetti e aggiungi anche una cipolla che dà sempre un po' di gusto. Tritala finemente e falla soffriggere in padella con olio extravergine d'oliva. Unisci anche le verdure, falle insaporire e infine aggiungi la carne. Fai rosolare esternamente le coscette di pollo su tutti i lati a fiamma vivace. Ricopri tutto d'acqua, copri e fai cuocere per circa 3/4 d'ora. Togli il coperchio, completa con un pizzico di sale e di pepe nero, fai addensare il sughetto e spegni la fiamma. Togli la carne ad alte gambe e metti le verdure in un mixer. Riversa tutto in pentola, cuoci per altri 5 minuti e servi. La carne fatta così viene saporita e morbidissima. Puoi mangiarlo con forchetta e coltello intingendo la carne nel sughetto, oppure puoi utilizzare le mani. Diciamoci la verità, così c'è ancora più gusto. Buonissimo!